documenti che dimostrerebbero l'esistenza degli alieni. Ha detto che addirittura li porterebbe sempre con sé in una valigetta. Abbiamo preso tempo, abbiamo fatto delle indagini, abbiamo provato a capire cosa può esserci di vero. UFO, oggetti volanti non identificati. Quasi sempre il fenomeno viene liquidato con poche parole. Ma cosa succede quando un presidente russo si lascia scappare una frase? Un fuori onda che sul web sta facendo il giro del mondo e nel quale dichiara che gli UFO sarebbero fra noi. E non solo. I governi delle maggiori potenze lo saprebbero, ma terrebbero la popolazione all'oscuro. Cosa c'è di vero? Ricostruiamo i fatti. Poche settimane fa, nel dicembre del 2012, l'ex presidente, attuale primo ministro della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, era ospite di una seguitissima trasmissione televisiva. Una giornalista ha fatto una domanda al primo ministro durante un fuori onda. Medvedev ha dichiarato che in una valigetta, insieme ai codici nucleari, al presidente russo verrebbe consegnata una speciale cartella interamente dedicata a relazioni sugli extraterrestri che avrebbero visitato la Terra e che ancora sarebbero sul pianeta. Al termine del mandato, questi documenti verrebbero trasmessi al successivo presidente. La cartella conterrebbe precise indicazioni sull'ubicazione delle basi aliene. Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодан с ядерными кодами президенту страны приносит специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Si è discusso se fosse un fuori onda voluto o non voluto. Molti hanno avanzato l'ipotesi che lui fosse al corrente e che abbia detto questo apposta, e qui la strada ulteriormente si biforca, perché può esserci un binario che porta alla consapevolezza di dire qualcosa in maniera voluta perché fosse chiaro appunto il messaggio da trasmettere all'umanità e al mondo, oppure se fosse banalmente una burla approfittato dell'occasione per prenderci in giro sostanzialmente. Molti sono convinti che Medvedev sapesse di essere registrato e che abbia deciso di ricorrere a questo espediente per dire al mondo quello che in realtà al mondo voleva dire da tempo. Perché non lo avrebbe fatto esplicitamente? Perché non può. I governi tacerebbero infatti alla popolazione mondiale la verità sugli UFO per paura che si diffonda il panico. Eppure ci sono alcuni casi che ancora non hanno ricevuto una spiegazione soddisfacente che sembrerebbero confermare questa verità, che gli UFO siano tra noi, molto, molto vicini. Riflessi sull'obiettivo, palloni sonda, illusioni ottiche, biogas. Il 95% degli avvistamenti di UFO può essere spiegato e immediatamente confutato. Ma il 5% ha abbastanza testimoni e prove concrete da meritare un'analisi più attenta. È ora di correggere la storia.
Quando un avvistamento avviene nei dintorni di una base americana ai tempi della Guerra Fredda e viene osservato da 60 ufficiali dell'aeronautica per 45 minuti, richiede un esame più approfondito. Qui abbiamo un alto ufficiale che ci riporta l'avvistamento di un UFO proprio sopra la più importante base militare di tutta la rete NATO e nessuno gli ha risposto. Sono rimasto del tutto sbalordito. 30 anni dopo, testimoni chiave si sono fatti avanti per raccontare la loro storia. I testimoni sono stati indotti a trattare il caso come top secret, impedendo loro qualunque discussione al riguardo. Questo è lo straordinario incidente della foresta di Randlesham. Sono il colonnello Charles Holt. Nel 1980 ero vice comandante alla base della RAF di Bentwaters, a Woodbridge, Inghilterra. A quel tempo Bentwaters accoglieva la più grande squadriglia di caccia al mondo e in quanto base chiave della NATO dovevamo essere preparati per qualunque evenienza. All'alba del 26 dicembre ero andato a prendere i registri di polizia dove sono annotati gli avvenimenti delle 24 ore precedenti. Entrato in ufficio, il sergente di turno ha cominciato a ridere, dicendo: «Colonnello, non ci crederà mai. Questa notte, tre dei nostri erano nella foresta a inseguire gli UFO». Holt spera che la storia degli UFO svanisca, nonostante nella base si continui a parlare di uno strano oggetto volante avvistato nei boschi la notte di Natale. Ma alla fine sarà costretto a intervenire. La notte del 27 dicembre 1980. Il colonnello Holt raduna quattro ufficiali, tra cui un comandante e un esperto in disastri, e li conduce sul luogo dove il presunto velivolo sarebbe atterrato due notti prima. Ho trovato 5, 6, 7 veicoli là fuori. Metà delle nostre forze di sicurezza cercava di illuminare la foresta. Ho pensato, questo è un disastro per le pubbliche relazioni, pronto ad esplodere. Allora gli ho detto di abbandonare tutto e riportare il maggior numero di persone e veicoli alla base. E con il mio registratore ho portato una piccola squadra nella foresta, sul presunto luogo dell'atterraggio. Abbiamo trovato segni di una piccola esplosione qui, come una zona rovinata. Le mie reazioni sono molto positive. Questo è l'epicentro? Sì. Holt e la sua squadra localizzano tre solchi che formano un triangolo sul presunto luogo dell'atterraggio. Che tipo di rilevazioni abbiamo? Qui ho 7 decimi. 7 decimi proprio lì al centro? I livelli di radiazioni sono 10 volte quelli normali e indicano che in questo avvistamento c'è molto di più di quanto Holt avesse pensato. C'erano dei segni sugli alberi e alcuni rami rotti per terra e guardando in alto abbiamo notato un'apertura nella volta degli alberi sopra di noi. Era ovvio che qualcosa li avesse attraversati. Abbiamo anche sentito gli animali da cortile, le mucche e i polli sembravano agitati per un breve momento e dopo poco si sono ammutoliti. All'improvviso qualcuno ha notato un oggetto rosso luminoso ai margini della foresta e ho riacceso subito il registratore. Hai appena visto la luce? Aspetta, calmati, dove? Lassù, in quel punto, proprio davanti a noi, tra gli alberi. Eccola di nuovo. Guardi dove punto la torcia, eccola. Sì, la vedo, cos'è? Non lo sappiamo, signore. È strana, è una piccola luce rossa, a circa 800 metri o forse più lontano. Usciamo dalla foresta per vederla meglio. A mano che Holt e la sua squadra si avvicinano, i dettagli dell'oggetto si fanno più nitidi. Era ovale, di un colore arancione acceso. E c'erano frammenti di metallo fuso che gocciolavano e cadevano a terra. Aveva un centro nero scuro, sembrava sbattesse le palpebre, quasi come un occhio. Si muoveva orizzontalmente a circa 1 o 2 metri d'altezza. Zigzagava e andava su e giù, come se cercasse qualcosa. Sembrava sotto il controllo di una mente intelligente. La descrizione di Holt combacia con molti altri avvistamenti di UFO. I testimoni raccontano spesso di sfere rosse che sfrecciano e cercano come se fossero controllate da una mente intelligente. Ma la loro esperienza sta per trasformarsi in qualcosa di insolito. Sembra che si muova verso di noi. È più una
strano. Lo stavamo osservando da 2-3 minuti, quando a un tratto, senza fare rumore, si è diviso in 5 oggetti bianchi e poi tutto è scomparso. Siamo rimasti senza parole. Pensavo, come farò a spiegarlo? Nessuno mi crederà mai, è troppo bizzarro. Poi qualcuno ha guardato verso nord e ha detto, e quello cos'è? Abbiamo notato 4-5 oggetti ellittici con luci multicolore, a circa 1000 metri d'altezza, e si muovevano a grande velocità, con movimenti bruschi e angolati. Le radio erano molto disturbate e facevano fatica a comunicare. C'erano troppe interferenze. Secondo alcuni, emanavano un fascio di luce sul deposito armi ed eravamo tutti molto nervosi per quello che stava accadendo. Se ne sta andando velocemente. Anche questo a destra si sta allontanando. Sì, si dirigono a nord. Ne arriva uno da sud e viene verso di noi. Improvvisamente uno si è fermato sopra di noi. Ci puntava un raggio sui piedi. E quando il raggio ci ha sfiorati, siamo rimasti immobili, eravamo scioccati. Pensavo, ci dovrà pur essere una ragione per tutto questo. Vogliono comunicare? È un'arma? Un avvertimento? Che facciamo adesso? Holt e i suoi uomini rimangono pietrificati davanti a quel velivolo. La situazione è insolita anche per questi militari professionisti. Non ho mai visto niente del genere. E mentre ce ne stavamo lì, proprio come era apparso, se n'è andato. E ho pensato, non c'è una spiegazione logica. Perché mi sono ritrovato coinvolto? Non credo mi aiuterà a fare carriera. Quale ufficiale comandante in servizio, Holt è tenuto a riportare l'evento ai suoi superiori. Così scrive un breve rapporto, nella speranza di mettere tutto a tacere il più in fretta possibile. Vista la posizione della base, il rapporto viene inviato al Ministero della Difesa britannico, che subito conclude che l'evento non è di alcun interesse per la difesa, chiudendo il caso. Il caso rimarrà chiuso per più di 10 anni. Sono Nick Pope. Ho lavorato per il Ministero della Difesa per 21 anni e per i primi anni 90 sono stato a capo del loro progetto UFO. Il mio lavoro consisteva nel fare indagini sugli avvistamenti e determinare se ci fossero prove di un potenziale pericolo per il Regno Unito. Nel 1994 Pope decide di riesaminare il vecchio caso dell'incidente nella foresta di Rendlesham. Una delle cose che mi ha spinto a riaprire il caso era la mancanza di una risposta formale al rapporto del colonnello Holt. Era uno degli ufficiali più alti in grado che aveva fatto rapporto sull'atterraggio di un UFO in prossimità di 2 delle basi più importanti di tutta la rete NATO. E nessuno gli ha risposto. Sono rimasto del tutto sbalordito. Pope porta avanti uno studio approfondito per 3 anni e scopre molti errori chiave nell'indagine, compresa un po' di confusione giurisdizionale. L'incidente alla foresta di Rendlesham ha coinvolto le basi gemelle di Bentwaters e Woodbridge. Insomma, erano basi americane, ma sul suolo britannico. Quindi c'è stata confusione su chi dovesse occuparsene. Un altro problema riguardava il luogo di atterraggio, che non era stato transennato immediatamente. La gente andava e veniva contaminando il sito. Qualcuno avrebbe dovuto esaminarlo con il metal detector e prendere dei campioni del terreno, ma questo non è accaduto. Dopo anni di revisioni, Pope scopre uno degli errori più importanti fatti nel corso dell'indagine iniziale. Stavo controllando se l'UFO fosse stato avvistato dai radar oppure no. Uno dei testimoni aveva detto che per un istante c'era stato un oggetto non identificato sopra le basi, per circa 2-3 passaggi di radar, e poi è scomparso. Ma quando gli americani l'hanno riportato al Regno Unito, la data era sbagliata, quindi, ovviamente, il Ministero della Difesa aveva osservato la notte sbagliata. E quando si è accorto dell'errore, la registrazione radar era già stata distrutta. L'indagine iniziale era stata irrimediabilmente compromessa. Ma Pope non si limiterà a elencare gli errori dell'indagine iniziale.
Presto incontrerà il testimone che si è avvicinato al velivolo abbastanza da fornire immagini straordinarie come mai dell'atterraggio di un UFO. Il sergente James Peniston, militare d'aviazione americano a capo della sicurezza. Molti anni dopo l'incidente, il sergente Peniston decide di uscire dall'ombra e parlare pubblicamente del suo avvistamento. Più di 80 dipendenti dell'aeronautica, tutti osservatori addestrati, avevano assistito al decollo. La squadra è stata indotta a trattare il caso come top secret. Non era permesso parlarne. Per come stanno le cose adesso, per il popolo degli Stati Uniti, non esiste un ente a cui possano rivolgersi se dovesse verificarsi nuovamente un evento come questo. E per quanto riguarda la comunità aeronautica, la cosa più interessante è che l'FAA ha detto ai suoi dipendenti che se dovessero avvistare un UFO, non dovranno parlargliene. In pratica, nel suo manuale ha scritto che il governo degli Stati Uniti non vuole sentir parlare di UFO. I piloti e i dipendenti dell'aeronautica sono testimoni eccellenti. Ma molto spesso, quando avvistano un UFO, non lo riportano perché credono che la loro carriera ne risentirebbe. Insabbiare le notizie circa gli avvistamenti UFO risponde a un preciso piano dei governi? Eppure quello dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev non è l'unico caso di politico che si sarebbe fatto sfuggire notizie in merito alla presenza aliena sul nostro pianeta. Al museo di Roswell, la città di New Mexico, dove sarebbe avvenuto questo crash di questo disco volante, è conservata una lettera nella quale Truman avverte le forze militari della possibilità che si trattasse di un oggetto appunto proveniente dallo spazio, quindi da civiltà diverse da quella terrestre. Ci fu Jimmy Carter che parlò chiaramente di alieni e lui stesso disse di aver avvistato un UFO. E non solo. Il 21 settembre del 1987, alla 42esima Assemblea delle Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, parlò di una minaccia proveniente da un'invasione aliena e di come noi terrestri ci saremmo dovuti preparare. Se vogliamo cambiare anche nazionalità, arriviamo addirittura a Lenin, che nel 1920, nel corso di un'intervista, dichiarò esplicitamente che l'eventuale esistenza di civiltà extraterrestre farebbero rivedere tutti i canoni sui quali si basa la nostra vita. E gli avvistamenti di alcuni piloti sembrerebbero confermare tali dichiarazioni. Di sicuro non era un aereo che conoscevamo. Nel gennaio 2007 sono rimasta colpita da una storia incredibile pubblicata sulla prima pagina del Chicago Tribune. Alcuni dipendenti della United Airlines hanno avvistato un oggetto metallico a forma di disco che fluttuava sopra il terminal della compagnia. Erano le 16:30 ed era l'ora di punta. È stato visto da molte persone, piloti, membri degli equipaggi, manager, personale di terra. Dicevano che raggiungeva dai 6 ai 26 metri di diametro e che è rimasto sopra il gate C-17 per circa 5 minuti. Poi ad un tratto lo strano oggetto è salito verso il banco di Nubio al di sopra, lasciando un buco ben definito, come uno stampo per biscotti. I testimoni, tutti i professionisti addestrati, erano confusi da quello che avevano visto. Ho lavorato a O'Hare per molto tempo e sono sicuro che non era un aereo che conoscevamo. Il caso di O'Hare, l'aeroporto internazionale di Chicago, incrementa i numerosi dati sugli UFO e presenta caratteristiche comuni ai precedenti avvistamenti. Sembrerebbe un oggetto a forma di disco che vola silenziosamente e raggiunge all'istante velocità sconosciute. Ma la prova più importante deve ancora essere svelata. Tra poco! La verità protocollata negli archivi militari sugli UFO. La storia della ragazza che ha salvato 2500 bambini. Un miracolo sui binari. La vera croce di Gesù esiste ancora? Dove si trova? Il nuovo magazine di Voyager è in edicola, una nuova e appassionante avventura anche su carta. L'avventura continua, sì, ma tra un attimo, dopo la pubblicità.
recenti dichiarazioni dell'ex presidente russo Dmitry Medvedev sull'esistenza di un dettagliato dossier dei servizi segreti che descriverebbe l'ubicazione di basi aliene sulla Terra sono state una leggerezza sfuggita durante un fuori onda o rispondono piuttosto a una strategia precisa dei governi mondiali? Quali altri presidenti hanno parlato di alieni? Torre di controllo, qui è Dave. Ehi Dave, sono su. Ehi, su. Hai visto un disco volante al gate C-17? Ah, non cominciare, su. Mesi dopo l'incidente, Kane ottiene una copia delle registrazioni della torre di controllo, compresa la telefonata mai sentita di un supervisore della United Airlines che fa rapporto dell'avvistamento. Mi dispiace, cosa posso fare per te? Ho detto a Dave che c'era un disco volante sopra il gate C-17, ma lui pensa che sia ubriaca. Giuro che c'era davvero, non me lo sono inventato. Ok. Qualcuno lo ha fotografato, ha la forma di un disco. Come un frisbee? Proprio come un UFO. Questa è una prova molto importante, dimostra che c'era qualcosa là. Un controllore di volo ha riportato l'avvistamento, ma è stato preso come uno scherzo e credo che in parte sia dovuto alla politica dell'FAA, che impediva di parlarne. Anche se si era verificato su un aeroporto trafficato e nessuno sapeva cosa avrebbe fatto questo velivolo. È stato molto rischioso. L'FAA inizialmente ha mantenuto il silenzio, ma quando la registrazione si è diffusa doveva dire qualcosa. Due mesi dopo, l'FAA, la Federal Aviation Administration, è costretta a rilasciare una rapida spiegazione. Per prima cosa, l'FAA disse che si trattava di un riflesso sul banco di nubi. Affermava che le luci dell'aeroporto potevano creare effetti strani sulle nuvole, ma le luci dell'aeroporto non erano state accese. Poi disse che si era verificato un fenomeno meteorologico, noto come fori nelle nuvole. Si tratta di un fenomeno naturale causato dai cristalli di ghiaccio che da una nuvola cadono su un banco di nubi al di sotto e sciogliendosi creano un foro. Ma le temperature dovrebbero avvicinarsi allo zero perché questo accada. E sappiamo per certo che faceva troppo caldo a O'Hare quel giorno. All'altezza del banco di nubi le temperature non erano sotto lo zero, quindi è impossibile che si tratti di fori naturali. Il caso di O'Hare e la risposta dell'FAA mostrano come il governo degli Stati Uniti gestisca solitamente gli avvistamenti di UFO. Impediscono di parlare dell'argomento, ma se proprio è inevitabile, le autorità proveranno a dare qualunque spiegazione, che sia plausibile o no. Anche in Italia esiste un caso famoso e ancora inspiegato di avvistamento da parte di piloti di aerei. L'episodio di Caselle, ricordo male, forse era il 79, quando un DC-9 in avvicinamento si imbatté in questo oggetto particolare che tenne anche abbastanza in subbuglio l'attività aeroportuale della zona per un bel po' di tempo e fu avvistato anche da piloti di un aereo leggero, quindi piloti turistici. Non è certo facile per un pilota ammettere di aver visto un UFO e per questo le segnalazioni sono probabilmente molto inferiori al dato reale. Una tale affermazione potrebbe danneggiare la carriera del pilota, mettendo a repentaglio la sua credibilità. Per fronteggiare questa situazione, negli Stati Uniti è stato istituito il NARCAP. Il NARCAP è un centro per i piloti e i controllori di volo che vogliono raccontare i loro avvistamenti in totale riservatezza. Questo è molto importante, perché molti piloti sono preoccupati per la loro carriera. Credono di poter essere ridicolizzati e questo significa che se vedono qualcosa in volo non sono qualificati per pilotare un aereo. È assurdo, dobbiamo cambiare la situazione. Qui è di nuovo 1-2. Confermiamo la presenza di due oggetti volanti intorno a uno dei vostri. Dov'è? Lo sta seguendo? Mi sembra di sì. L'avvistamento vicino Anchorage, Alaska, avvenuto nel 1986, diventerà uno dei casi più famosi mai registrati. L'incontro dura quasi 55 minuti, per 560 chilometri. Fornendo all'FAA un'incredibile quantità di dati. Ero a capo della divisione per le indagini sugli incidenti aerei alla sede dell'FAA
La regola era, se accade un incidente o qualcosa che fa notizia, dobbiamo saperlo prima che si scateni un polverone. Nel gennaio dell'87 ricevetti una telefonata dall'Alaska. Sembrava che un UFO avesse inseguito un 747 giapponese per circa 30 minuti. In qualche modo i media riuscirono a scoprirlo e volevano saperne di più. Non sapendo cosa dire, risposi che l'indagine era ancora in corso. Ordinai di impacchettare tutte le registrazioni audio e video e di inviarle con un volo notturno al centro tecnologico dell'FAA ad Atlantic City. Callahan mette insieme un team di analisti che sincronizzano il radar con le trasmissioni radio dei piloti. Questo video registrato da Callahan diventerà un indizio fondamentale per risolvere il caso. Ok, ci siamo. Anchorage, qui Japan Air 1628. Abbiamo un contatto visivo. Due velivoli a un miglio davanti a noi. Il comandante Kenjo Teruchi, un pilota esperto della Japan Airlines, che stava pilotando un 747 cargo da Parigi a Tokyo, pensava di aver assistito a un test militare molto avanzato. Quando guardò il radar, vide un grosso obiettivo a 13-14 km di distanza. Così chiamò l'FAA per sapere se qualche aereo stesse volando da quelle parti. Japan Air 1628, riuscite a identificare il tipo di velivolo? Ci sapete dire se è civile o militare? Qui Japan Air 1628, non riusciamo a identificarlo. Ma riusciamo a vedere i suoi fanali di via e le luci intermittenti. Osservando il radar, Callahan e il suo team confermano la presenza di un oggetto non identificato vicino all'aereo di Teruchi. Ma sarà l'intervista del professor Haynes al pilota giapponese a illustrare gli straordinari dettagli del velivolo. Quello che mi ha raccontato è incredibile. Era un oggetto enorme, molto più grande del suo aereo. Era un oggetto a forma di noce, grande quanto 3 o 4 portaerei. Emetteva una luce molto forte e dei piccoli velivoli entravano e uscivano dal velivolo più grande. Quanto ci ha messo a spostarsi a ore 12? È stato velocissimo. Lo guardavo, ma i miei occhi non sono riusciti a seguire il movimento. Japan Air 1628, fate un giro completo di 360 gradi e diteci come si comporta. 360, ricevuto. Quando il comandante Teruchi si è avvicinato a Fairbanks, ha eseguito una svolta di 360 gradi. Voleva provare ad allontanarsi dall'oggetto alla sua sinistra. Pensava che avrebbe continuato a volare in linea retta, così poteva spostarsi a destra e lasciarselo alle spalle. Pensavo che se ne fosse andato perché vedevo solo le luci posteriori. E mi ricordo di aver pensato che eravamo stati fortunati, che non ci fosse capitato niente. Ma mentre ci dirigevamo a Anchorage, lo abbiamo visto di nuovo. Ci aveva seguito per l'intera manovra. Mentre Teruchi eseguiva un giro di 360 gradi, l'oggetto si spostava insieme a lui. Questo è molto interessante perché doveva andare più veloce dell'aereo per farlo. Doveva essere sotto il controllo di una mente intelligente per riuscire a mantenere una posizione così precisa. Il pilota lo vede, il suo copilota lo vede. Il controllore di Anchorage lo segue sul radar. Anche un aereo di linea della United Airlines nelle vicinanze avvista un oggetto sconosciuto. E cosa più importante, l'incontro dura quasi 55 minuti per 560 chilometri, fornendo all'FAA un'incredibile quantità di dati. Quando Callahan torna a Washington, incontra il team di scienziati della Casa Bianca per esaminare il materiale. Mi sono riunito con 3 scienziati dello staff di Reagan e 3 uomini che lavoravano per la CIA e ho mostrato loro le registrazioni.
Rimasero entusiasti. Non vedevano l'ora di mettere le mani su tutti quei dati. Quella era la prima volta che avevano più di qualche minuto di registrazione. Uno degli agenti si alzò dicendo: questo evento, indicando il monitor, non è mai accaduto. Non siamo mai stati qui. Questo materiale lo prendiamo noi. E lei giurerà di mantenere il silenzio. Gli disse: cosa pensa che sia? E lui: beh, un UFO. 2 mesi dopo, l'FAA rilascia un rapporto ufficiale. Dissero che si trattava di luce, un obiettivo fantasma, un cerchio in aria, e che non era mai accaduto. Ho visto più di un muso e c'erano tante piccole luci. Il comandante Terucci racconta pubblicamente l'incontro, mettendo a rischio la sua reputazione. Si dimostrò disponibile a compilare i moduli e a raccontare i particolari. Così la Japan Airlines decise che il comandante Terucci non avrebbe più dovuto volare e lo mandò dietro una scrivania. Lo staff di Reagan e 3 agenti della CIA decisero in questo caso di tacitare la vicenda. Il comandante Terucci fu allontanato dal suo incarico. Come si concilierebbe un tale atteggiamento con le recenti dichiarazioni del presidente russo Medvedev e con le dichiarazioni dello stesso Reagan e di altri presidenti a proposito della presenza aliena sul nostro pianeta? E se queste dichiarazioni non fossero riconducibili a sbagli, a leggerezze? Se questi apparenti errori rispondessero a una precisa strategia? Una di queste ipotesi vuole che governi, amministrazioni, insomma tutto quello che è il cosiddetto potere tenda a nascondere, a coprire una realtà per evitare dei fenomeni di isteria, dei fenomeni anche di paura. E una di queste conseguenze è che in realtà l'uomo si dovrà progressivamente abituare all'idea di avere a che fare con delle civiltà extraterrestri. È la cosiddetta teoria dell'acclimatamento di massa ed è una tesi, a mio giudizio, che ha una logica, un capo e una coda. E se davvero chi governa il mondo sapesse della presenza di basi extraterrestri sul nostro pianeta e si lasciasse sfuggire di tanto in tanto, facendole passare per errore, dichiarazioni in proposito, quasi a volerci abituare all'idea che non siamo soli sulla Terra? Quasi a voler dare l'informazione gradualmente per controllare il prevedibile panico? L'umanità forse non è ancora pronta ad accettare questo tipo di situazione. Con un progressivo avvicinamento, con la tesi appunto dell'acclimatamento progressivo, si vuole invece portare la popolazione del mondo ad accettare un qualcosa che avrebbe ovviamente una valenza epocale. D'altra parte c'è anche una domanda: perché dovrebbe essere proprio Obama, piuttosto che un altro leader, a fare questo tipo di annuncio? Che convenienza avrebbe? Allora, un'altra conseguenza di questo scenario vuole che sia in realtà proprio l'umanità a chiedere ai governanti, col passare del tempo, di arrivare a svelare certe cose e ad ammettere quello che, ripeto, tanti considerano essere già una realtà ben presente e ben nota. Uno dei nostri più grandi scienziati, Enrico Fermi, fece un'obiezione logicamente inattaccabile riguardo il problema della presenza di altre forme di vita nel nostro universo. Un'obiezione nota come il paradosso di Fermi. Cosa dice? Se nell'universo esiste un gran numero di civiltà aliene, perché non le abbiamo ancora incontrate? Forse quell'incontro è già avvenuto, o forse mancavano degli elementi. Ci sono delle persone che sono pronte a sostenere che incontri ci siano stati e siano anche stati numerosi, ma aspettiamo ancora un messaggio più chiaro, cerchiamo di capire meglio come stanno le cose prima di sbilanciarci.